sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Alla Moccagatta di Alessandria si affrontano il Lecco e la Juventus Under 23. Un match importante che deve rilanciare la squadra di Zironelli dopo un momento negativo o confermare le ambizioni della squadra bianconera. 14esimo, calcio di punizione a due in area, alla conclusione di Miretti, alta sopra la traversa di Pissardo che aveva toccato con le mani al limite dell'area un retropassaggio di un compagno. Dall'altra parte calcio d'angolo per il Lecco, lo batte Morosini che va sul primo palo, c'è l'anticipo, la palla che finisce direttamente fuori, l'Eco ci prova con Mastroianni che si allarga a sinistra dentro, un buon pallone per Iocolano che va sul fondo, lo contrastano, poi l'imbucata ottima per Morosini che arriva ma calcia col corpo sbilanciato all'indietro, il suo mancino finisce alto, Iocolano. Qui la migliore occasione sul calcio piazzato del primo tempo dell'Eco, la traversa piena di Simone Iocolano. Ancora una volta fermato dalla sfortuna, ma la bravura del 17 blu celeste nei calci da fermo. 31esimo, la Juventus che scende sulla sinistra, poi Soule, la conclusione con il mancino, Pissardo facile. 32esimo, Kraia, la transizione blu celeste, allarga a sinistra per Zambataro, il cross sul secondo palo, Morosini non può schiacciare. Con forza e la conclusione troppo debole. Dall'altra parte a che... apre sulla destra, c'è il cross di Sersanti, poi il tentativo di conclusione però. Nessun problema per Pissardo. Ancora la Juve, 34esimo. Miretti dentro, un buon pallone, c'è l'anticipo. Poi ancora palla giocata, lo stesso Miretti che cerca di sfondare a sinistra, entra in area la combinazione, poi la palla messa dentro, il controllo di Da Grazza con il petto, finisce fuori. 40esimo. Sbaglia qui il Lecco e allora c'è il tocco su Pecorino che finisce a terra, poi l'arbitro concede comunque di giocare, non fischia, c'è la conclusione che non trova però in difficoltà Pissardo. Ancora la Juve con Soule che piazza e stavolta trova l'angolino alla destra di Pissardo per il vantaggio del Lecco sul finire del primo tempo al 42esimo, lo rivediamo. Pallone dalla destra, non c'è aggressione su Soule e allora la stellina argentina della Juve fresca di convocazione nazionale può siglare l'1-0. L'Eco cerca subito una reazione, la conclusione però di Masini, non ci sono problemi per Israel. Ancora l'Eco al 45esimo sulla sinistra, dentro ancora il pallone, Masini prova ad accentrarsi, non ha lo spazio per calciare, allora allarga il gioco, la conclusione di Zeliak alta sopra la traversa di Israel, non ci sono problemi per il portiere bianconero. Nella ripresa calcio di punizione, tentativo di testa, Pissardo compie un autentico miracolo su Stramaccioni e nega la 2-0 alla Juve. 66esimo, Zeliak sulla destra, la transizione dell'Eco, si ripiazza la difesa, allora Tordini è entrato dalla panchina, prova subito a scuotere i suoi, ma con il destro può andare solo vicino al palo. A che transizione, la guida lui, va fino in fondo, calcia con potenza e non va lontano dalla traversa di Pissardo, il giocatore della Juve. Dall'altra parte del campo Masini dentro, un pallone che diventa insidioso, un cross che diventa conclusione in porta, Israel non si fa sorprendere, la Juve riconquista palla a centrocampo, a che
Grande azione, poi con l'esterno destro dentro per Sekulov che è entrato dalla panchina e qui è bravissimo Pissardo con l'aiuto poi di Enrici in un secondo momento a negare il 2-0 alla Juventus. Ci prova il Lecco alla 77esimo, Zeliak, Mastroianni la mette giù bene, prova la conclusione con il destro. Una sorta di semibicicletta ma non crea pericoli. 80esimo qui, calcio d'angolo ancora sul colpo di testa, sul tentativo di colpo di testa di Merlisala. Allora calcio d'angolo, poi c'è la conclusione di Merlisala, deviata, no, non c'è angolo, si salva la Juve ma il Lecco non riesce ad avere occasionissime. Qui Iocolano dentro il colpo di testa e c'è il gol di Petrovic entrato dalla panchina, ma c'è la segnalazione dell'assistente e dell'arbitro per posizione di fuorigioco. Lo rivediamo qui, probabilmente millimetrica al di là della linea, la posizione di Petrovic. Questa era la migliore occasione naturalmente per il Lecco. 96esimo, calcio d'angolo, si chiude qui la contesa. Il Lecco non riesce a creare occasioni nel finale di partita davvero importanti per ambire al pareggio ed esce sconfitto dal Moccagatta. Finisce 1-0 ad Alessandria per la Juventus Under 23. La decide la stellina Soule.